Buon ri benvenuti cinefili e cineamatori, cinofili e molestatori. Abbiamo già sondato i terreni infausti delle nefande dimensioni ai confini della bizzarria umana nella settima arte, ma le squisitezze assurde nel novero della filmografia mondiale non sono terminate. Pertanto vi porterò nuovamente in quella dimensione che porta con sé il confine sottile tra l'arte visionaria e l'incomparabile delirio senza senso. Oggi vi parlerò di altri 5 film tra i più assurdi che essere umano abbia mai concepito. Dal Giappone con stupore arriva questo bizzarro thriller che ha il sapore indefinibile della parodia, senza essere però realmente una parodia. Executive Koala vede protagonista un umanoide koala, appunto, in un mondo dove esseri umani e esseri animali antropomorfi convivono. La storia vede un impiegato koala essere sospettato di un omicidio. Un'operetta decisamente anomala nel novero dei thriller e al contempo curiosa nel novero di film con interazione tra attori e pupazzi animati. Executive Koala, a cui non mancano nemmeno incomparabili momenti musicali, è un film da gustare nella sua non sempre entusiasmante unicità. Una ragazza scomparsa misteriosamente. Un motel per appuntamenti con ragazzine che si prostituiscono, un uomo che spia e filma gli incontri. Ed un'apoteosi finale che sembra sopraggiungere da un altro pianeta. Motel Mist è un film dalla ricercatezza estetica e dai tempi liturgici, dal taglio kitsch e dalle curiose impennate violente, e che non sarà facile da decifrare, rischiando di essere astruso ai più e affascinantissimo per pochi eletti. Un incubo con bambolotti deformi e ambienti angusti. Questo è Bobby Yeah, un mediometraggio in stop motion che unisce David Lynch alle animazioni dei fratelli Coen, uniti all'arte macabra della natura mortifera di Gunther von Hagens. Bobby Yeah è un film allucinato e allucinante, ma dai colori bellissimi e con una grande fantasiosità nel dare vita ai suoi mini mostri. Una delle opere più singolari, conturbanti e follemente geniali del nuovo corso del cinema moderno. Un padre ed un figlio, singolari entrambe, si contendono le grazie di una tipa. Nel mentre in città si aggira un mostruoso assassino che presto scopriremo essere stesso il padre, avvolto da uno strano viscidume. Lo strangolatore unto. Questo è il titolo tradotto, è un horror atipico, quasi comico, o perlomeno ai limiti di un trash che pone i suoi personaggi in una soglia di bizzarria umana, tra la compassione e la derisione. Un'operetta indipendente, inedita e più, assolutamente singolare. Basterebbe il look dei due protagonisti per farcelo intuire. Fratello e sorella arrivano in un grosso edificio fatiscente e abbandonato, vissuto solo da un barbone che li accetta sotto lo stesso tetto in cambio di aiuto nel costruire una sorta di grembo materno in quel covo. A presto inizia una spirale che porta i fratelli all'incesto, al cannibalismo, alla necrofilia e alla totale perdita di identità. We Are the Flash è un film angosciante, psichedelico, underground e viscerale, con imbeccate decisamente feroci ed estreme anche a livello sessuale. Un film che gioca con i colori in maniera eccellente in alcuni momenti e che gioca anche sul filo tagliente della provocazione. E voi? Li avete visti questi 5 titoli bizzarri? E quali sono i film più assurdi che avete visto? Scrivete una vostra lista se vi va con un commento sotto al video. E se il video vi è piaciuto, lasciate un like e al raggiungimento di 30 like vi regalerò una terza lista di titoli assurdi. A mai più rivedere, cioè alla prossima volta.